Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Jurassic World Evolution 2 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio, come potete vedere, ho completato la sfida Germania, difficoltà media, e ho sbloccato quei geni estetici. Per quanto riguarda il Canada ci sto ancora lavorando, vi ricordo che in Canada avevo scelto difficoltà giurassica, è durissima arrivare a 5 stelle, però quando ce la farò troverete il video sul canale. Oggi ci dobbiamo trasferire nel Regno Unito, sempre bioma temperato, occhio perché l'area di costruzione è piccola Anni fa questa costa avrebbe dovuto ospitare un promettente parco di dinosauri, ma il personale non si è dimostrato all'altezza dell'impresa. Sono stati commessi degli errori e ora i dinosauri sono in libertà. Riuscirai a creare un parco di successo stavolta? Per quanto riguarda il livello di difficoltà, ero indeciso questa volta tra medio e difficile, perché comunque vorrei divertirmi a sprecare anche un po' di soldi e quindi magari a far combattere i dinosauri tra di loro, e più alzo il livello di difficoltà e più questa cosa sarà difficile da fare. Quindi direi anche in questo caso addirittura difficoltà giurassica, visto che ci sono dei dinosauri selvatici, non vi danno un centesimo per creare il parco. Guardate, facciamo che selezionare difficoltà media, tempo medio 4 ore, vediamo se anche questa volta riuscirò a battere il record. Ladies and gentlemen, benvenuti nel Regno Unito. God save the Queen. Ma niente Tintarella. Oh, il parco è in rovina e i dinosauri scorrazzano liberi. Credo che anche le risorse scarseggino. Per me non è un problema, ma per te forse sì. Potresti cominciare col capire cosa è andato storto. Poi fai il contrario. Forza! Ok, Cabot, ok, per fortuna abbiamo un po' di soldi da parte. Allora, acquisisci dinosauri, progressi della ricerca, aumenta le tue entrate, aumenta la tua valutazione parco, come sempre. Direi di prendere il controllo di una jeep e iniziare a riparare le strutture qui nei dintorni. Poi, le altre un po' più distanti le faccio riparare in automatico dai ranger. Perfetto, fatemi vedere se i recinti magari posso cancellarli per costruirne di nuovi. No, richiede ricerca. Allora, visto che un po' di soldi li abbiamo, possiamo creare il centro sviluppo scientifico e metterlo proprio qui davanti. Tanto al massimo penso poi di spostare tutte le strutture, Insomma, il parco lo voglio ricostruire, ma in un altro modo. Perché come hanno disposto i recinti non mi piace proprio. Vediamo, da questa parte... c'è un'incubatrice, un generatore, un recinto da riparare, ma vabbè, ci pensiamo dopo. Non è enorme come mappa, Sembra un'isola appena 2.0. Fantastico. Richiede ricerca. E che ricerca dobbiamo effettuare? Questa qua. Vai. Due scienziati li abbiamo? Sì. Allora a questo punto tiriamo via tutti i recinti, così possiamo costruirne di nuovi e ridistribuire tutte le strutture, perché disposti in questo modo non mi piacciono per niente. Abbiamo completato la ricerca, possiamo creare delle nuove recinzioni. E adesso i recinti li disponiamo un po' meglio, Ci credo che è fallito l'altro parco. Era stato costruito a muzzo. E direi di approfittarne e andare a recuperare i dinosauri in libertà. Intanto effettuiamo anche questa ricerca per sbloccare la galleria panoramica. Dinosauri in libertà. Perché ce n'è qualcuno, però dove caspita sono? Ok, dobbiamo guidarlo per forza noi l'elicottero, come è già successo anche in Canada.
perché non vengono calcolati dal gioco, se no. Vedete, lì ce n'è uno. Quindi prendiamo la mira e spariamo. In testa. Ok, uno l'abbiamo addormentato. E suo nome significa Re dei Draghi, forse di un'ipotetica scuola di magia. Avrei potuto crearlo persino io. Il nome, intendo, non il dinosauro. Per quello servono gli scienziati. Ce ne sono altri due anche qua. Mi ricordo che loro vogliono stare almeno in due o tre nel recinto. Sì, ma riusciamo a sparar bene, grazie. Li ho presi entrambi. Ce n'è ancora uno. Catturiamo pure lui. Preso. Non ne vedo altri in zona. Quindi adesso li trasportiamo dentro al recinto e vediamo di che cosa hanno bisogno. Poi naturalmente assegniamo una squadra di ranger in modo che vada ogni tanto a dargli un'occhiata. E a questo punto direi di recuperare anche il generatore, così non dobbiamo costruirne un altro. Intanto hanno completato la ricerca della galleria panoramica e ne costruiamo una proprio qua. Perfetto. Poi dal lato opposto della strada piazziamo i negozi. Allora, serve un controllo medico, eh. Quindi ranger 1, 2, 3 e 4. Questa struttura, che è troppo davanti al centro di ricerca, la mettiamo qua, davanti alla galleria panoramica. E il generatore a questo punto lo spostiamo un pochettino. Sì, così riusciamo a coprire anche il servizio. Mi chiamo George Lambert. Potrei pensare che lavorare con i dinosauri sia una grana. Aumenta il numero di vittorie negli scontri per un dinosauro. Preferisco valutazione parco. Possono anche riportare in vita i dinosauri. Ma sono le recensioni a tenerli al loro frutta posto. Guscio bassa e foglie basse. Possibile. Intendo senza le recensioni. L'attenzione. Allora, almeno adesso sappiamo cosa dobbiamo aggiungere. La vita e la morte. Studia questo nuovo obiettivo e mantieni la calma. A parte che devono esplorare ancora un po' il recinto, eh. Adesso dovrebbe andare bene. Qui in mezzo lasciamo un piccolo spazietto in modo da poter creare una strada che i turisti possono percorrere per esplorare il parco, perché poi da questa parte voglio costruire degli altri recinti e sfruttare anche tutta questa zona e quest'altra. Quindi il secondo recinto lo costruiamo qua. Adesso con l'elicottero voglio andare a dare un'occhiata per vedere se ci sono degli altri dinosauri in libertà, e li ho già trovati. Eccoli qua. Non sono dei nigersauri questi qua? Ora, grazie ai nostri sforzi, non so se ce ne sono altri di dinosauri in libertà, forse sì. Potremmo studiarlo. Sì, c'è anche un bel Baryonyx. Guardalo lì. Di molti suoi cugini. E anche dei Nasutoceratops. Allora, vediamo di che cosa avete bisogno. Sicuramente. Ma che belli! Sono bellissimi con questa skin. Sicuramente avranno bisogno di acqua. Su questo non ci piove. Poi vediamo un po'. Fibre basse e foresta. Aveva parecchia sete quell'animale. Fibre basse e foresta.
Non chiedono un recinto enorme comunque, eh. Perché gli ho piazzato qualche pianta qua e là, un po' di fibre basse e siamo già a posto. Il centro sviluppo scientifico lo voglio spostare perché non mi piace in quella posizione. Lo potremmo mettere qua, dall'altra parte della strada, perché così qui posso piazzare una galleria panoramica. Poi iniziamo subito la costruzione anche del recinto per i Nasuto Ceratops e per il Baryonyx. Da quel che ho visto posso farli anche un po' più piccoli come recinti. Non c'è bisogno di occupare tanto spazio. Perché poi ho notato che in Germania avevamo un limite di specie. Invece mi pare che qui in Inghilterra, anzi, qui nel Regno Unito per la precisione, non abbiamo nessun limite. Allora scendiamo e poi possiamo imbracciare il fucile. Preso sulla coda. Due volte sulla coda l'ho preso. Guarda come scappano. Guarda attentamente le corna e la loro disposizione rispetto agli occhi. Mi sembra evidente che riportando in vita queste creature non si faccia che sottolineare il legame tra passato e presente. E al contempo affiniamo le nostre conoscenze. Ok, li ho addormentati tutti e tre. E intanto abbiamo sbloccato dei nuovi animali. Occhio perché non ho più tantissimi. Lui da dove caspita è uscito? Ma perché sono fuggiti? Ah no, ce n'era un altro qua in zona. Non me ne ero mica accorto. Adesso che lo so lo vado a prendere immediatamente. Accidenti. Perché infatti i quattro che ho catturato sono tutti dentro al recinto, tranne lui. Ecco perché la valutazione del nostro parco non saliva, perché c'era un dinosauro in zona libero. Ok, finalmente le entrate sono maggiori dei costi. Infatti stiamo tornando a guadagnare. Era quel dinosauro lì che ci stava creando un po' di problemi. Comunque i generatori devo sostituirli come sempre il prima possibile. Adesso accumuliamo un po' di soldi e poi effettuo immediatamente la ricerca. Intanto vorrei preparare il recinto per i Nasuto Ceratops, perché non mi ricordo di che cosa hanno bisogno. Di acqua sicuramente, però non mi ricordo se di foglie basse o di fibre basse. No, foglie basse. Occhio perché comunque anche decorare il recinto costa. Guardate, utilizziamo questo menu. Foglie basse ce ne sono abbastanza, però preferirei piazzare la foresta da questa parte e le foglie basse da quest'altra. Ho modificato i moduli interni di questo negozio in modo da guadagnare un po' più soldi. Vedete, gli ho aggiunto esposizione fossili e fontana, che sono i migliori due tra tutti quelli disponibili. Aggiungiamo anche punto selfie, così almeno iniziamo ad ingranare bene. Cioè, non l'abbiamo ancora costruita, stiamo già guadagnando un sacco di soldi, avete visto? Pazzesco. Buono, stiamo procedendo bene. Ricordiamoci che c'è ancora un Baryonyx in giro. Per fortuna non si avvicina al parco. Però con i soldi a nostra disposizione potremmo già preparare un recinto anche per lui. Guardate, il Baryonyx lo mettiamo qua. Eccolo lì. Scendiamo in basso. E poi gli spariamo col fucile. Preso. Finanziamento sospetto. Accetta il finanziamento. Accetta la dubbia offerta per
aumentare le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti. Prezzo del biglietto per 1,5 per 15 minuti. Sospetti un secondo fine. Rifiuti il finanziamento, rifiuta la proposta a causa dei dubbi sulla società offerente. Io lo accetto. Così rendiamo la nostra avventura qui nel Regno Unito un po' più interessante. Vediamo cosa succede. E c'è un allarme tempesta, quindi blocchiamo tutto. Non ho rifugi? Sì, li posso costruire i rifugi. Rimpiango le bufere di neve della sfida Canada, perché in quel caso non davano troppo fastidio. Più che altro congelavano i dinosauri, però non danneggiavano le strutture. Ma i due dinosauri li posso far convivere? Per esempio? Perché a questo punto potrei fare anche così, guardate. Tiriamo via la recinzione in mezzo e facciamo in modo che i nigersauri possano convivere con i nasutoceratops. Qui costruiamo la mangiatoia per carnivori, così il Baryonyx è tranquillo, è appena detto. Ha distrutto la recinzione con una sportellata incredibile. No, pensavo tornasse dentro al recinto. Se tornava dentro al recinto era il top. Vai giù. Vai giù. Dai, non raggiungermi la zona dei visitatori. Ecco, torna indietro. Bravissimo. Qui è meglio se procedo io in prima persona, se no arrivano domani. A posto. Sì, si è ribellato perché mi sono dimenticato completamente di lui. Intanto mi ero dimenticato che il Baryonyx voleva un sacco di acqua nel suo recinto. Adesso dovrebbe essercene un bel po'. Dai che abbiamo quasi raggiunto le due stelle. Stiamo letteralmente volando. Etologo e addestratore di Velociraptor. È convinto dell'importanza di un contatto ravvicinato con questi animali. Quindi, se hai bisogno di qualcosa, meglio chiedergliela subito, finché è ancora vivo. Va bene, va bene. Intanto dobbiamo decorare un po' il recinto del Baryonyx, perché a lui piacciono anche tanto le rocce e non ce ne sono molte. Perfetto, ottimo lavoro. Magari sapete cosa? Gli tiriamo via questa qua in mezzo, che è troppo fitta. Cioè tiriamo via alcune piante, tanto va bene lo stesso. Hanno finito di effettuare la ricerca, quindi possiamo adesso puntare direttamente alla mangiatoia per piscivori. Sì, però costa $600,000. Wow, costa veramente un sacco. Va bene ragazzi, direi che possiamo terminare per il momento questo episodio di Jurassic World Evolution 2 qua. Spero che vi sia piaciuto. Come potete vedere, abbiamo iniziato la costruzione di un nuovo parco qui nel Regno Unito e le cose sembrano andare bene. Stiamo accumulando un sacco di soldi, abbiamo già quasi raggiunto le due stelle. Ci sono ancora dei dinosauri in libertà in questa zona, ma andrò a prenderli sicuramente nel prossimo episodio. Come sempre, nel frattempo, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E noi ci rivediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Jurassic World Evolution 2. Alla prossima, ragazzi!